Eccomi qua, 19 agosto 2017, a pesarmi e ad essere 100 kg vestito, che vuol dire nudo 99 kg. Sembra poco, e in effetti è poco se consideriamo che sono partito dai 100 kg scarsi dell'area del 100 kg. Ma considerando che per la prima volta nella storia delle mie diete, la mia dieta è iniziata prendendo 1,5 kg in più, mi sono riuscito a togliere ultimamente. Questa sera ho una cena dove farò comunque il bravo e voglio andare avanti e cercare di raggiungere questo obiettivo di 90 kg come ho già promesso. Questo live, che lo posso intitolare il live dei 99 kg con l'incanto, perché l'incanto è poi il filo che userò per fare questo live. E ci pensavo questa mattina, no, a questa cosa dell'incanto, perché giorni fa mi è capitato di assistere a una scena in un bar, ero con Giuse, stavamo prendendo qualcosa seduti in un tavolino e alle spalle di Giuse io vedevo al bancone del bar una carrozzina con una bambina che avrà avuto un anno, forse un anno, perché non parlava, però aveva solo dei versi così, no? Tutta vestita, col cappellino, tutta di blu, tutta molto carina, e la mamma vicino che stava prendendo qualcosa al bar e aveva il telefono. Mentre sono lì che sto prendendo e vedo queste scene, entra una famiglia, mamma, babbo, bambino sui 4-5 anni e una bambina dietro che avrà avuto 2 anni e mezzo, 3 massimo. Entrano, genitori, fratellino grande vanno avanti, la bambina, che era l'ultimo, si ferma e rimane incantata di fronte alla faccia della bambina che era sul passeggino con la mamma al telefono al banco, che anche lei si era fermata a guardarla e si erano incantate l'una a guardare l'altra. Infatti si erano fermate. A un certo punto la bambina sulla carrozzina, senza smettere di guardare la bambina, fa un verso e la manina verso la mamma e fa "Ah, mamma!" La mamma, che ha il telefono, molto brava, l'ha sentita, si è accorta che voleva la sua attenzione, che guardasse l'oggetto che le stava indicando, ha guardato la bambina e ha fatto cenno con la testa sì. La bambina, soddisfatta, ha tolto lo sguardo alla mamma, l'ha rimesso sulla bambina e sono rimasti di nuovo così, tutti e due a guardarsi, incantate, no? Io guardavo la faccia della bambina, che era molto bella, di cui lei non si rendeva conto ovviamente della bellezza che esprimeva, ma io la vedevo, non vedevo la faccia della bambina com'era, perché gli vedevo solo la nuca, no? Però leggevo questo incanto che si era creato, no? E guardavo questa cosa e dicevo guarda che bellezza che si sta manifestando, che importanza ha nella vita adulta che c'è, sia nella bambina piccolina sulla carrozzina e nell'altra bambina piccolina che avrà avuto 1 o 2 anni in più. C'è un adulto, no? Che serietà ha avuto, che importanza ha avuto quell'incontro, no? Dove non si sono perse nella spiegazione chi sei, chi non sei, mi ricordi, niente, tac, non ne volevano neanche di spiegazione, semplicemente rapite, come se avessero incontrato qualcosa che le ha incantate, occhi negli occhi, e sono rimaste lì così, in quell'incanto che... Poi ragionandoci sopra ho detto, vedi, ecco, questa è una esperienza che mi è capitato di vivere, che non apprezzo per la qualità di quello che ha espresso, non c'è film fatto dal più grande regista che possa darmi l'emozione di quello che è stato assistere a questa messa in scena di due individui che non facevano altro che essere se stessi. In una fase della vita dove erano vergini, non avevano ancora assimilato tutte le scorie che non servono al nostro nutrimento, perché le scorie ci sono nella vita, no? Però se uno poi perde quella chiarezza di capire che le scorie servono perché poi devono essere eliminate e non
tenute come nutrimento di quella che è la nostra anima, col tempo poi vengono fuori dei problemi, no? Però in quell'età lì i bambini proprio hanno ancora questa leggerezza e questo vedere dove il loro cuore va naturalmente e dove rimane sorpreso naturalmente e quanto non abbia bisogno di spiegazioni come noi adulti, no? Che siano drogati di spiegazioni. Tutto deve essere spiegato, tutto deve essere spiegato, perché se non c'è una spiegazione è come se ci sentissimo minacciati, no? E poi comunque, parlando da incanto a incanto, mi è venuta in mente un'altra parola, un'altra volta, dove la parola incanto mi ha fatto vedere come le parole vengono usate al contrario di quello che significano, no? Mi sa che negli anni 85-86, non mi ricordo per quale motivo, delle multe non pagate che io pensavo di aver ricevuto, insomma, mi fecero scattare un pignoramento in casa delle robe, no? E mi ricordo che il nome di questo pignoramento delle cose, che fanno sempre così, no? Il feeling della nostra società, del potere che ci governa, no? È questo, non viene per capire cosa c'è, cosa è successo, eccetera, viene e ti minaccia, ah non mi dai, ti rapiscono il figlio, perché sarebbe troppo incivile, ti rapisco i beni che tu hai intorno, di cui io ti ho fatto credere che hai così tante necessità e adesso li hai, e tu sei disposto a dare dei pezzi della tua vita importanti per tenerli. Questo sequestro, no? Lo chiamano con un nome che mi ha fatto sorridere, perché lo chiamano l'incanto, il giorno dell'incanto, no? Io dicevo, guarda, cioè, cosa c'è di incantevole? Incantevole nel senso della parola, perché l'incanto è qualcosa come per i bambini o come quando riesci a guardare te stesso dentro senza nessuna esigenza di spiegazione, di niente, stai semplicemente lì senza parole, ma passa tutto quello di cui hai bisogno di percepire, sentire che deve passare. Essere la perfezione, la comunicazione perfetta, non hai bisogno di dire un cazzo, come disse Quentin Tarantino in Pulp Fiction, no? Quando John Travolta e la Uma Thurman erano al tavolino che parlottavano delle loro cose, eccetera, che c'è un attimo di silenzio, la Uma Thurman dice solo quando puoi condividere uno stato di silenzio con una persona senza sentire la necessità di per forza dire qualche cosa, che vuol dire che sei diventato veramente intimo, magari con meno parole, però il punto è quando stai con una persona non hai bisogno neanche di dire niente, non perché sei uno da una parte o dall'altra, ma perché ognuno è dentro di sé, no? Nella sua posizione reale, appoggiato su di sé e non appoggiato su niente all'esterno, né di persone né di luoghi fisici e soprattutto di idee, perché queste sono le cose peggiori, hanno una gravità sul mio essere che se io non sono chiaro di dove e come spendo il mio sì sono dolori. Ok, questo è un po' il punto del live, che come al solito non lo voglio tenere molto lunga, perché i passi che mi avvicinano al 21 settembre si stanno accorciando notevolmente. Mi rendevo conto che tra poco mancherà un mese e sono pronto da una parte a cominciare a fare alcune cose e non lo sono dall'altra, perché ho ancora tanti pezzi da raccogliere da mettere in scaletta, capire da dove partire, eccetera, no? E mi rendo conto di essere sul filo del rasoio, perché su quello che racconto è il movimento dedicato alla pace, al quale io lavoro dal 1992, anche se all'inizio, come ho detto tante volte, era dedicato alla donna, ma poi nella sua evoluzione personale, perché essendo un movimento vivo, come un essere umano vivo, evolvi nel tempo, no? Io quando ero giovane ero un comunista come ideale, no? E vedendo adesso che cos'è diventato il comunismo, non sono né comunista in quel senso e né fascista nell'altro, vedo che in tutti i luoghi dove c'è attività politica
se di base c'è una confusione che non risponde alla semplice domanda perché tu sei qui e stai respirando in questo mondo, è difficile che tu faccia delle cose fatte bene, per il tuo bene, perché non sai neanche chi sei, figurati il resto, no? Figurati il resto. Per cui è un miracolo che non riusciamo ad andare avanti così. Ma riallacciandomi a quello che stavo dicendo prima, che adesso tende un po' a sfuggirmi, ma sì, dicevo che il tempo si sta accorciando e mi sono accorto di essere sul filo del rasoio, perché il tema che è venuto fuori, inaspettato da me, così rilevante per quello che vuole comunicare, è il cazzo, no? Il c'è, questa cosa di cui ho fatto il tempio, che adesso è tutto di là, no? Non faccio vedere per il momento perché stiamo le stende, eccetera. Si vedono lì qualche esempio, c'è cioè quel mosaico ai piedi della Davida che l'ha fatto Marika Fanella, che è una mosaicista qui vicino. Un altro lo sta facendo Silvio Daniluti, un altro in mosaico, mi ha detto i colori, eccetera. E altri sono pronti, questi sono alcuni che ho fatto io, li sto preparando per il giorno del 21 settembre, dove io come artista che è l'animatore, l'ispiratore del progetto della Ghianda, che è un'associazione culturale, vuole lasciare un messaggio ben definito, personalizzato, che viene proprio da me artista, che ha individuato una cosa ben specifica a riguardo del, come dire, del conoscere la pace che è dentro di me e di ogni essere umano che è sulla terra e di cui ha bisogno di trovare veramente la realtà dell'innesco, perché non basta avere l'innesco della formula o del concetto che esiste la pace, cioè devi veramente metterci i denti sopra, quando hai fame, quando l'essere umano viene messo nei campi di concentramento che non gli danno da mangiare, eccetera, non basta pensare al cibo e conoscerlo, magari sapere anche come si cucinano migliaia di pietanze, magari anche essere uno chef sopraffino, il pensare e ricordare la tua esperienza non ti toglierà la fame neanche di un briciolo, neanche di un briciolo, perché hai bisogno della realtà di quel soggetto lì, che è la necessità che urge da dentro di te. È come un bene fisico che, come l'acqua, il cibo, l'aria, che noi possiamo accorgerci che a un certo punto, se mancano, il nostro fisico dà dei segnali inequivocabili di cui tu non puoi ignorare, non puoi far finta di niente. Nello stesso identico modo c'è la sete principe, la sete numero uno, la sete del bisogno di quello che tu sei in realtà. La realtà di cui vivi quotidianamente, ma di cui io non conosco veramente nulla, nulla. Ed è giusto che non conosco nulla, perché vengo da un posto dove la perfezione è tutta lì, sai tutto lì, non ti puoi sorprendere di niente, puoi solo beare, eccetera, ma non puoi godere della sorpresa di cosa succederà. Perché in questo mondo che dà gusto a tutto è il fatto che tu non sei sicuro che le cose possano andare bene. Speri, lavori, ti sbatti perché le cose vadano bene, e il problema qual è? Che tu sbatti, metti sul tavolo da gioco della tua vita le cose che secondo te sono importanti da ottenere per avere un'evoluzione reale, cioè che non regredisse o sparisse e ti rilasci in quel nulla da dove eri, no? Per cui io, questo messaggio di pace che voglio fare, questo è il punto, poi chiudo, accorgendomi che sono sul filo del rasoio perché il simbolo del cazzo è venuto dentro e sto vedendo che cosa significa, eccetera, in più ho deciso, non so se riesco a farlo, però ho deciso di farmi aiutare dai bambini a raccontare il messaggio che io ho in testa e che per primo racconterò a loro, e gli chiederò umilmente, con le braccia aperte, non per sfruttare la loro bellezza spontanea come fanno in tante trasmissioni televisive, no, io proprio chiedo il loro aiuto perché loro hanno una freschezza, un'analisi, un accostamento nei confronti di questi oggetti
artistici di cui il CE, il cazzo, fa parte, che mi ha già sorpreso, e mi ha sorpreso vedere che loro sono contenti di sapere questa storia come va avanti. Un po' gliel'ho raccontata e sento che hanno voglia di darmi una mano, e lì convocherò i primi di settembre e farò un video e gli chiederò di aiutarmi col permesso dei genitori, se ci sarà, eccetera. Quindi so che è una cosa molto difficile, ma il rischio di essere sulla lama del rasoio non è che diminuisce, aumenta. Perché accostare dei bambini a questo simbolo qui, cadere nel pregiudizio della pedofilia, quello ci va un attimo. Già adesso le persone che mi vedono, no? Non conoscendomi, vedendo i miei lavori, vedendo i cazzi che sono stati esposti e continuano ad essere esposti nel mio negozio, quando incrociavano e associavano lui a quello che fa, eccetera, infatti un mio amico, che conosce uno che abita qui vicino, una volta capito che mi conosceva, gli ha detto, infatti me l'ha riportato, sai cosa mi ha detto la tipa? No, cosa ti ha detto? Mi ha detto, il tuo amico lì, parliamone. Ha detto, lì o è un gran gay o è un gran porco, ma lì qualcosa c'è. E mi ha fatto sorridere la cosa, perché in un certo senso ha confermato che, vedendo la mia espressione emotiva, per cui emozione vuol dire sangue in movimento, la mia espressione emotiva, lei ha reagito, perché ha detto lì qualcosa c'è, non so dire che cosa, perché appunto se non ti sai spiegare le cose muori, no? No, ma lì qualcosa c'è, qualcosa di vivo. Allora, o è un gran gay o è un gran porco, perché queste sono le due esperienze che lei può conoscere per poter valutare, non sa che ce ne sono anche altre, che è quello che sto vivendo io, dove sono entrato nel mondo dell'Eros per poter approfondire il discorso della pace, ma non l'ho deciso io, mi ci sono trovato dentro perché combaciava esattamente con quello che piace a me nella mia vita e che nello stesso tempo non conosco, e mi piacerebbe conoscere, perché appunto piacendomi voglio prendere il più vantaggio possibile che posso. Egoisticamente è una cosa sana, sacrosanta, fatta dal creatore su ogni singolo essere umano, cosa di cui io per il momento mi onoro di fare parte. Faccio parte della umanità chiamata essere umano. Vuol fare la chiusura un po' del cazzo, però userò i bambini. E anche se mi è apparsa come, perché avevo chiesto, no, dentro di me, come faccio sempre, ogni giorno io dico, stammi vicino, fammi capire, non fammi perdere la chiarezza di quello che ho visto e dammi la possibilità di poterlo comunicare, perché so che non è facile comunicarlo. Se io avessi uno spinotto qui e ve lo potessi mettere mentalmente dentro la vostra psiche e voi vedeste in un attimo quello che io intendo con il monumento dedicato alla pace, nel giro di un anno si sarebbe già fatto tutto, capito? Ma il punto non è la fretta, ma è veramente il gioco, il gioco. Una volta che hai capito qual è lo scopo della tua vita, qual è la mente della tua vita, a quel punto la fretta non c'entra più, ma goditi ogni passo che stai facendo. Sento lo zio, vuol dire che devo chiudere. Chiudo qui il live dell'incanto dicendo che è finito, perché, ah beh no, era la luce, finisco qui dicendo che il peso l'ho ripreso praticamente dove l'ho lasciato, ma ho veramente intenzione di andare avanti. Vi saluto, un bacio da qui. Bisogna arrivare, speriamo.